Penso che la perfezione sia un percorso, non un punto di arrivo. Lo stile archetipo si può definire trasgressivo e unconventional. In ogni caso hanno sempre dei dettagli che rimandano a un qualcosa di ricercato e non banale. Cerco sempre di attingere dalle mie passioni qualcosa che poi posso trasporre nei prodotti che creo, un dettaglio, un fregio, una cucitura di un sedile, di una macchina sportiva, un materiale tecnologico che sì funzionale ma anche bello da vedere, può essere adattato anche all'arredamento, perché no? Credo la relazione con le persone sia la cosa più importante che abbiamo, e l'importante nella nostra vita normale è ancora di più nel lavoro. Abbiamo un team fantastico. Non vogliamo vendere solo il mobile, vogliamo vendere il design. Ci dedichiamo tantissimo all'espressione delle nostre emozioni nel mobile che facciamo. I materiali di archetipo svolgono un ruolo fondamentale. La natura ci insegna, la natura è perfetta. I marmi più ricercati che provengono da ogni parte del mondo, i tessuti tutti naturali, quindi niente di sintetico, lo stesso le pelli, cerchiamo di avere delle pelli il meno trattate possibile. Per saper selezionare la pelle occorre molta esperienza, che si acquisisce ovviamente sul campo, dall'acquisto del pellame grezzo a come si conserva, alla depurazione delle acque, all'utilizzo degli oli, degli ingrassi. Mi definisco un po' un visionario, nel senso anticipo, non dico le mode, ma comunque certe esigenze. Il prodotto eccellente si riconosce dal sorriso del cliente. Qui ho davanti a me un libro di Cortecce. Se si va a vedere è sempre la natura che ci dice la sfumatura giusta. Io ho i chimici, però il chimico quando gli dà il colore dice quello. Il segreto è di vedere il tessuto con questo materiale come potrà venire e ti dà l'idea veramente del Made in Italy. Abbiamo sempre avuto una ricerca esasperata per l'ottimizzazione del cuscino in piume. La piuma è una molla naturale. Io posso andare a schiacciarla e tende sempre a tornare nella sua posizione originale. Quindi è una vera e propria molla naturale. I fornitori devono essere disposti a mettersi in gioco, perché a volte quello che gli viene richiesto è qualcosa che può esulare veramente la normale produzione di un oggetto di arredamento. Io sapevo esattamente come volevo la finitura della poltrona e non sono riuscito a trovare nessuno che la faceva. Non sono riuscito perché quello che volevo io era un difetto nella realizzazione della vetroresina. E un difetto può venire per caso, ma cercarlo costantemente ogni volta è veramente difficile. Sono pezzi unici, fatti a mano e che devono essere apprezzati come tali. I collaboratori di Archetipo devono entrare in sintonia con l'azienda, con i colleghi, con quello che penso. Non è facile, perché io pretendo molto, però penso anche di dare molto. È essenziale da parte mia, da parte del mio team, apportare a quel prodotto o a quei prodotti qualcosa che veramente è lo spirito Archetipo. Su Archetipo è un'azienda che lavora molto sulla qualità del prodotto, quindi tutte le persone che lavorano in questa azienda hanno come scopo di arrivare alla soddisfazione del cliente.
quando si parte con un progetto nuovo devo metterci tutto me stesso. Il prodotto o lo sento o non lo sento, quindi già all'inizio con i designer sono veramente diretto, cioè sì, no. E in questo sì, no, io comincio già a intravedere uno sviluppo possibile di questo prodotto con l'occhio archetipo. La stessa azienda deve essere capace, insieme al designer e al direttore artistico, di trovare una filosofia estremamente percepibile. È proprio la filosofia, è proprio la missione che ognuno di noi dà che diventa la risposta alle necessità o alle voglie. Torniamo a fare dei prodotti di valore, dei prodotti di cultura, dei prodotti che soprattutto rimangano nel tempo. Mi immagino dei prodotti ancora di valore, come in fondo erano una volta. Da una parte è giusto fare dei prodotti di grande qualità, dall'altra parte bisogna avere più coscienza e più responsabilità. Ogni volta che c'è un buon prodotto c'è anche una complicità tra il creativo e il dativo. Il creativo senza un'azienda può fare dei disegni, ma per fare il prodotto serve l'altra parte. Io avevo 10 anni con i miei genitori che già si occupavano di arredamento. Siamo partiti per un weekend e ci siamo fermati a Firenze. Alla sera mio padre mi fa: ma guarda, adesso andiamo un attimo da un amico che ha un'azienda di mobili. Mi ricordo che sono entrato in questa azienda, che era l'archetipo. Quando sono arrivato qui, una decina d'anni fa, mi è venuto proprio alla mente il ricordo di quel sabato in cui con mio padre siamo entrati in questa azienda e ho cominciato a rivivere delle sensazioni che erano nel cassetto da tempo, ecco. Non avrei mai pensato che poi la mia vita sarebbe stata legata a questa azienda a 30 anni di distanza. Archetipo è Firenze, una grande maestria nell'artigianalità, nel saper creare oggetti unici, figli di una tradizione secolare.